È tempo di basilico, dalla metà di luglio fino agli inizi di settembre se ne trova in abbondanza e quindi a distanza di 5 anni, oggi rifaccio con voi, o forse 6 anni, forse 6, rifaccio con voi il pesto alla genovese, praticissimo in casa con il mixer. Vediamo anche qualche trucchetto e soprattutto come conservarlo. Iniziamo! E allora, la prima cosa da fare è quella di mettere nel freezer, io l'ho messo già un paio di ore fa, l'olio extravergine di oliva. In questa maniera vi aiuterà a non ossidare il basilico quando lo si andrà a frullare col mixer. Quando l'olio sarà a buon punto, deve essere freddissimo. Come vedete, ho già preparato tutto l'occorrente e solo quando tutto sarà pronto possiamo andare a raccogliere le foglie di basilico che con questo caldo non possono stare tanto tempo così, altrimenti si rovinano. Ecco alcune delle mie piantine, raccolgo le foglie. Una volta raccolto il basilico, lo sciacquiamo bene sotto acqua corrente fredda. Mi raccomando, prima di sciacquarlo, pesatelo. Ok, ora facciamo sgocciolare bene. Poi disponiamo le foglie su un canovaccio asciutto o anche su una tovaglia. In questo caso ho preso una tovaglia perché ne sono davvero tante. Ed una volta messe tutte, le asciughiamo tamponandole con un canovaccio. Ok, adesso mettiamo circa metà delle foglie di basilico nel mixer, messe le foglie, mettiamo il pecorino, poi mettiamo i pinoli, le foglie di basilico restanti, le sale, poi mettiamo tutto il parmigiano, poi mettiamo l'olio freddissimo, mi raccomando. Ok, facciamo sì che scenda un po' e per finire mettiamo uno spicchietto d'aglio di più, se vi piace con più aglio o senza, se non vi piace l'aglio. Una volta messo tutto, chiudiamo ed iniziamo a frullare. Perfetto, mi sa che ci siamo. Guardate che bel colore, non si è annerito assolutamente. Ora togliamo il coperchio, con un cucchiaino ne assaggiamo un po' per vedere com'è di sale, eccetera, eccetera. Secondo me è ottimo. Per cui ora lo conserviamo in un paio di maniere differenti. Allora, innanzitutto nelle formine per il ghiaccio, che dopo andiamo comunque a sistemare. Vedete, ora con una spatolina andiamo a livellare un po', perciò negli ultimi due spazi non avevo messo nulla. Ecco qua, vedete? E alla stessa maniera ne facciamo, visto che c'è almeno un altro. Ecco qua. Ora invece, per conservarlo in maniera differente, lo mettiamo nei bicchierini o potete utilizzare anche i bicchieri grandi. Perfetto, guardate qua. Ho messo tutto nei bicchierini e negli stampini. Ora non mi resta che andare a mettere in freezer
per almeno 12-14 ore. Come al solito vi ricordo che se volete potete seguirmi tutti i giorni su YouTube cliccando qui sotto su iscriviti oppure su Facebook cliccando qui su segui. E allora, vedete come sono rimasti verdi? Guardate qua. Ho dimenticato di dirvi ieri che bisogna lasciare un po' di spazio, così è più facile, come avete visto, rompere così, tagliare con le forbici il bicchierino o il bicchiere grande. E toglierlo. Fate questa operazione velocemente. Ovviamente, se volete, potete anche lasciarli nei bicchieri, magari coprendoli con della pellicola. Ma io faccio in questa maniera. Una volta tolti tutti dei bicchierini, li metto in delle bustine gelo, quelle per il congelatore, e li congelo così. Ora togliamo i cubetti fatti nello stampino per il ghiaccio e man mano mettiamo anch'essi nelle bustine. Tolgo un po' d'aria, chiudo e subito nel freezer. E allora avete visto di una facilità assurda. E poi volete mettere la soddisfazione di mangiare il vostro pesto? Fatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito.